Il carboncino è bello, ma a matita lo è ancora di più. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi una nuova recensione. Come vi ho fatto vedere qualche tempo fa postando la foto sia su Instagram che sulla mia pagina Facebook, i link li trovate qua sotto sia di Instagram che della pagina Facebook di Arte per te, come vi ho fatto vedere, la Stabilo mi ha gentilmente inviato una confezione da 60 carboncini colorati a matita, i Carbotello, i famosissimi Carbotello. Io li conosco già bene perché tutte le persone che fanno della creatività il loro mestiere, non possono non conoscere né un'azienda importante e buona come la Stabilo, né i loro famosissimi prodotti, tra cui i Carbotello sono veramente un'eccellenza. E allora, spostiamoci sul piano del lavoro e andiamoci a divertire nel vedere come performano. Ed eccoci pronti per provare i nostri Carbotello Stabilo. Finalmente mi prutono le dita, non vedo l'ora di aprire questa confezione insieme a voi. Da quando mi è arrivata, veramente ho voglia di usarli. Quindi oggi faremo una recensione molto tecnica. Vedremo come funzionano, come si usano, che caratteristiche hanno, e in un prossimo video invece li vedremo in azione su qualcosa di maggiormente creativo. Allora, io userò i Carbotello su carta per pastello della Fabriano, la carta Tiziano, che è una carta da 160 grammi ed è una carta abbastanza medio ruvida, diciamo così. Vi consiglio di usare questi Carbotello su carta da disegno o, se volete acquerellarli, su carta leggermente più grammata, però che non abbia appunto delle ruvidità troppo spiccate, perché se no, dal punto di vista estetico, diciamo che un carboncino su carta molto ruvida tende a creare delle riscromie a seconda della ruvidità della carta che non sempre sono quelle che vogliamo dal nostro carboncino, a cui molto spesso chiediamo invece proprio una morbidezza nella resa del disegno. Andrò ad usare Carbotello con sfumino che è compreso all'interno della confezione Stabilo, con un pennello in Martora Kolyschi della Tintoretto userò il numero 4, naturalmente è un bicchiere di acqua e delle pezzette o togliolini di carta. Questo è quello che ci servirà. I colori sono protetti da questa pezzetta, da questo pannetto, e si presentano posti su due livelli. Allora, guardate, sono 60, quindi sono tanti. I Carbotello però sono venduti anche singolarmente. Ora, io i prezzi non li ho. Questa confezione contiene 60 colori, come potete vedere, uno sfumino, un temperamatite e la gomma pane, quindi è abbastanza completa, è un bellissimo regalo, direi. Non ho mai ricevuto un regalo come questo. Sapete, ragazzi, io che faccio arte ho ricevuto soltanto per la laurea un set di matite, ma mai un regalo così bello che mi facesse sbavare davanti a sì tanta meraviglia. Guardate la gamma di colori. Allora, colori, gamma del blu, i rossi, i gialli, i neutri e il bianco. Quindi si ricomincia con grigi neutri, gialli, marroni e verdi in moltissime, moltissime sfumature. Particolarità di questi colori sulla carta, vediamo adesso poi se le mantengono. L'azienda che li produce, cioè la Stabilo, promette un tratto meravigliosamente secco e polveroso al contempo, come i carboncini classici, che può essere usato a secco o miscelato con altri. Parzialmente acquarellabile, adesso vi spiegherò cosa significa parzialmente acquarellabile. Ottime prestazioni di colori sia su fogli scuri che su fogli chiari. Inoltre, dicono di loro che sono resistentissimi alla luce e naturalmente la grande comodità è il loro fustilegno che le tiene ben ferme tra le mani, che ci consente di non sporcarci durante la lavorazione e l'immissione del disegno, ma
di sporcarci solamente qualora noi lo volessimo per sfumare con le dita, anche se molti dicono che non si fa, anche io lo faccio invece. Cominciamo subito a vedere i nostri colori in azione. Allora, cosa farò? Farò le campiture dei singoli colori, ne vedremo il tratto, la coloritura compatta, la sfumatura e l'acquerellatura. Cominciamo subito e cominciamo comunque dal giallo, perché poi i bianchi e i colori molto chiari li proveremo su foglio scuro a parte. Allora, cominciamo con il numero 205, che è proprio il giallo. È vero, il tratto è secco nel passaggio, ma polveroso al contempo. Vi avvicino. Rilascia la polvere, ma nulla di trascendentale che non possa essere portato via con una soffiatina. Così, il tratto, come vedete, è bello netto. E adesso vi faccio vedere anche che se faccio una sfumatura, cosa succede nel momento in cui poi vado ad acquerellare. Allora, intanto porto avanti un po' di colori, poi li proviamo tutti assieme, se no diventa una cosa un po' tediosa, quindi faccio la stessa cosa con tutta la gamma di colori. Super velocità, azione! Fare questi carbotello. Innanzitutto quello che ho notato usandoli è che le punte sono belle resistenti e coriacee, ma nello stesso tempo non dure e rigide, quindi il colore, come avete visto, viene anche nelle campionature bello omogeneo, bello coprente e soprattutto non lascia il segno nelle campiture più estese. Se invece voglio usarlo a segno, comunque mi consente di farlo perché nasce un tratto ben netto e definito, quindi posso sia usarlo così che usarlo invece per sfumare. La sfumatura andrò di sfumino e andrò su un colore un po' più evidente come il rosso. Possiamo farla, abbiamo detto, sia a sfumino. Vedete come lui si distribuisce? Lavorandolo ben bene, lui riesce a distribuirsi ben bene e possiamo farlo anche con acquerello, che a me piace molto con i carboncini. Ma non pensate che sia un effetto acquerellato che non lascia più intravedere il segno del carboncino, assolutamente no. Noi dobbiamo sempre ricordarci quello che vi ho detto riguardo ai prodotti acquerellabili, vi lascio qui il link nelle schede informative. Sono prodotti acquerellabili, ma rimangono sempre di natura diversa dall'acquerello. Quindi se io uso un carboncino e lo voglio diluire con dell'acqua, lo voglio acquerellare, devo sempre pensare che non devo avere l'effetto di un acquerello, perché sennò userei un acquerello, ma devo avere l'effetto di un carboncino che disperda la propria pigmentazione e la spanda sul foglio, lasciando comunque il tratto principale a carboncino. Quindi cosa dovrebbe fare? Ora lo vediamo insieme. Dovrebbe mantenere il segno. Allora, se fosse un buon carboncino, dovrebbe mantenere il segno e espandere il pigmento in più, quindi non tradire il disegno dato, perché è sempre una tecnica di disegno il carponcino e non di pittura, ma nello stesso tempo fare in modo che il colore possa essere leggermente sfumato. Proviamo? Proviamo. Voilà, vediamo se si perde il segno. E infatti, vedete, non si perde minimamente il segno, bellissimo, è proprio quello che io voglio da un carboncino, che non si perde il segno, ma che mi sfumi leggermente il colore. Ora, io qui avevo dato solo 3 tratti, ma per esempio, se dovessi prendere questo, vedete come riesco ad allargare il colore, ma senza perdere minimamente la traccia principale del mio passaggio col disegno. Per esempio, pensiamo ad un volto dove vogliamo dare solamente dei tratti più forti, di un colorito più acceso, dei tratti di rosso sulle labbra, però voglio anche nel frattempo colorare in maniera dolce tutto quello che vi è attorno.
interno. Naturalmente dovete stare attenti alla carta da scegliere. Vi consiglio minimo una 160 grammi, ma non vi consiglio un foglio d'acquerello per questo tipo di colore, perché il foglio di acquerello ha una texture più a gouache, più a pozzanghere. La ruvidità è data da delle chiazze irregolari che con il passaggio del carboncino regalerebbe al disegno una texture maculata, disomogenea. Prendete sempre dei fogli da disegno, io in questo caso sto usando dei fogli da pastello, però che siano dei fogli di buona qualità in modo che riescano a mantenere anche un minimo di assorbimento dell'acqua. Ricordiamoci che è una tecnica mista questa, una tecnica un po' tra virgolette imbastardita, quindi dobbiamo usare non soltanto un materiale buono come il colore, ma anche un materiale di assistenza, in questo caso il supporto, che regga quello che noi vogliamo fare, che sono le nostre intenzioni. Adesso con voi mi divertirò un pochino a sfumare i colori per poi lasciarvi alle loro foto e lasciarveli appunto dal naturale leggermente allo sfumato e farvi vedere come si possono avere diverse gradazioni da uno stesso colore. Come vi dicevo, la sensazione che si ha a tenerli tra le mani è che abbiano delle punte veramente coriacee, che poi in verità nel momento in cui poi disegnate diventano pastose e morbide e trasferiscono sul foglio in maniera molto molto delicata la loro pigmentazione. I colori, come vedete, come state vedendo, sono vibrantissimi e sono vibrantissimi, a quel che vedo, sia nella parte intensa, proprio passata e lasciata così al naturale, che nella parte anche sfumata. Riescono a mantenere molto bene la vibrazione e l'intensità. Una particolarità, c'è una differenza proprio tattile anche nel passaggio del colore tra i colori generici e le terre. Le terre diventano quasi vellutate, morbidissime e sono bellissime da usare, veramente molto buone. E nonostante questa morbidezza riescono a mantenere il tratto sottile qualora si volesse usare, no? Guardate come si spandono, proprio sono delle nuvole. Molto molto belli questi colori. Io vi dico la verità, già i Carbotello li conoscevo, penso che tutti coloro che facciano dell'arte il loro mestiere conoscano un prodotto così, così top di gamma, però tutta la gamma completa da farvi vedere non ce l'avevo, avevo solo 10 colori, perché questi colori possono essere acquistati anche singolarmente. È anche una grande comodità, perché ci sono dei colori che si usano di più rispetto ad altri e quindi si possono anche rimpinguare le confezioni potendoli così comprare di volta in volta. Un carboncino a stecca avrebbe già espanso il suo colore un po' ovunque, non dandoci la possibilità di lavorare a poco la carta. Guardate che questa è una carta abbastanza ruvida, è una carta per pastelli, quindi ovviamente è una carta che regge bene il colpo del carboncino, non è che assorbe tutto in qualsivoglia modo. Ho usato anche il temperino e l'ho usato tra l'altro per temperare la matita che era nuova e si è comportato benissimo, ha fatto una super punta come potete vedere, e adesso uso con voi la gomma pane con il carboncino, l'unica gomma che riesce a inglobare e tirare via bene il tutto. Renderò adesso bella netta questa parte, è la gomma pane, visto? È l'unica, la gomma pane è l'unica che riesce a riprendere le particelle del pigmento e portarle via con sé. Per pulire la gomma pane basta poi reimpastarla come se fosse appunto un tocco di mollica, diciamo così. Qualora io decidessi di fare una campitura omogenea, quindi sfumarla ulteriormente, voilà, e quindi acquerellarla, cosa succederebbe? Vi faccio vedere subito, perché io vi ho fatto vedere col segno, mentre adesso vi faccio vedere senza il segno. Il colore si fisserebbe, si spanderebbe leggermente
ma non si diluirebbe perché vi ho detto che non tradisce il segno dato. Quindi potreste creare dei diversi toni, ma ricordatevi che quello che passate, sia che sia sfumato, sia che sia segno, rimane. È proprio una caratteristica precipua dei buoni carboncini, che non devono perdere il segno proprio perché il carboncino è una tecnica di disegno e non di pittura. Vediamo adesso i colori su chiari su fondo scuro. Sfumiamo, vedete, la sfumatura avviene e avviene in maniera morbida e molto molto delicata. Questo per quanto concerne, poi a seconda del tono che ho scelto, diventa più o meno presente sul foglio, ovviamente. Bellissime. Adesso vediamo i colorati. Certo, sì, come giusto che sia, si incupiscono, ma rimangono comunque del loro tono, cioè si percepisce il loro tono. Ovviamente su fondo scuro è normale che si incupiscano e che non sprizzino di brillantezza. Vediamo invece, se passiamo l'acquerellatura, cosa succede. Cosa succede? Assolutamente nulla, si netta semplicemente il segno, vedete? Non si riesce ad avere una traccia di acquerello su fondo scuro, ma è anche normale. Che dire di questo prodotto? Bello, una bella gamma colori, molto ampia, vibrante, sia da sfumata che da acquerellata, non cambia il tono. Bene, adesso vi lascio alle foto, io vi promuovo questo prodotto, che voto do un voto molto alto, un 8-9 pieno, insomma. Il Carbotello per me sono un 9, una mina resistente, gestibili, versatili, brillanti, ubbidienti in quello che uno vuole, sia il tracciato del lavoro. Sono belli sia su fondi scuri che su fondi chiari. Mi piace proprio la freschezza della coloritura e la maneggevolezza anche del prodotto. Vi lascio la foto con tutta la tabella numerica, comunque credo che la scheda colori la possiate trovare anche sul sito della Stabilo, che vi metto qua sotto. Fatemi sapere se li conoscete, fatemi sapere se li avete già usati, se li avete già usati postatemi qualche vostro lavoro con questo prodotto sulla pagina Facebook di Arte per Te, e soprattutto aspettate con trepidazione il video in cui li useremo presto per fare qualcosa di creativo insieme. La mia parete di farfalle è ancora lì che aspetta altre tecniche pittoriche. Quindi vi lascio le foto e noi ci vediamo di là, che ho ancora qualcosina da dirvi. Sono veramente un gioiello da avere in corredo. Chiunque fa creatività, io penso le matite carboncino sono un ausilio fondamentale per dare quelle note di bianco. Molto spesso mi chiedete, le matite bianche più buone per dare colpi di luce? Proprio queste, i carboncini a matita. E i Carbotello, come vedete, sono comportati talmente bene da consigliarli. Sono un prodotto multitasking, come si suol dire, possono essere facilmente acquerellate, sono veramente veramente belle, mi sono piaciute, ve le consiglio. Questo video non è in collaborazione con la Stabilo, nel senso che mi ha pagato per farlo, ovviamente mi ha omaggiato del prodotto per provarlo, ma se no come farei? Bene, io spero di avervi fatto conoscere un prodotto eccezionale, molto buono. Vi lascio nel box informazioni il sito della Stabilo e soprattutto il prezzo sia di questa confezione che delle confezioni via via più ridotte, perché non è necessario per forza avere quella da 60, uno può cominciare a conoscerla con le confezioni da 12 e poi via via rimpinguare la propria collezione, anche perché queste matite vengono, vendute singolarmente, se uno volesse. Se questo video vi è piaciuto e vi è divertito come è divertito
invito mai a provare tutte queste matite, lasciatemi un pollice in su, magari disegnato a carboncino, e condividetelo sulla vostra pagina Facebook. Io vi ringrazio sempre tanto per questo favore che mi fate, vi aspetto sempre sui miei due altri canali, Ombretta e Due Cuori Una Cappa, i link li trovate qua sotto e nelle schede informative. Vi abbraccio tutti fortissimi e noi ci vediamo sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ma alla prossima, ciao!